Salve, oggi voglio mostrarvi il mio telescopio. Allora, questo è un Newton con lunghezza focale 1000 e diametro 203 mm. Il rapporto focale è 5, è della Skywatcher con montatura alla tedesca. Ed è un telescopio standard, si può dire, perché solitamente telescopi che si usano all'inizio sono dei telescopi un po' costosi. Questo qua mi è costato 700 euro, però danno molte soddisfazioni. Sono riuscito a vedere benissimo i pianeti, si vedono gli ammassi, le nebulose e le galassie. Allora, iniziamo dalla montatura. Qui abbiamo un normalissimo treppiede con il primo piede dove c'è scritto sopra M e ovviamente dove va puntato verso il nord. Qua c'è il puntatore per la stella polare, per l'allineamento polare, con queste viti qua, queste, non so se le vedete bene, ci si aiuta, eppure con queste qua anche. Poi qui abbiamo dei contrappesi per il telescopio. Un giorno vi farò anche vedere come più o meno riuscire a stabilizzarlo con i pesi. Poi qui nel mio caso c'è un motorino per inseguire i corpi celesti che adesso non ho montato, però in un altro video vi farò vedere. Qui c'è la frizione, la leva per l'ascensione retta. Come vedete questo movimento qua. E poi qua c'è la frizione micrometrica. Non so se si vede nel video, ma si sta spostando. Qua invece c'è la leva di declinazione. E questo movimento qua. E poi qua c'è i movimenti micrometrici di declinazione, come si può vedere. Poi qua c'è una bolla e poi andiamo a vedere il tubo. Io ho dotato questo tubo qua di come si può vedere, di un cercatore, che è questo qua, che va allineato con il telescopio, va fatto di giorno, e in questo caso ci ho montato un oculare di 28 mm. Che sarebbero 34 ingrandimenti, e questo oculare è abbastanza buono per vedere le nebulose, galassie e gli ammassi. Dentro vi faccio vedere com'è il telescopio, se non sapete com'è. Adesso non si vede perché non c'è della luce, ma nel caso del newtoniano, alla fine abbiamo qua, più precisamente, abbiamo uno specchio ricurvo
verso l'interno, ovvero verso di qua, e poi qua abbiamo un altro specchio, lo specchio secondario molto più piccolo e rivolto verso l'oculare. Quindi la luce entra dall'apertura, arriva fino allo specchio e poi arriva fino allo specchio secondario e va dall'oculare. Quindi cioè, è abbastanza semplice un telescopio. Questa è una montatura alla tedesca, però ci sono varie montature e esistono altri vari tipi di telescopi. Quindi in un altro video vi farò vedere vari tipi di montature, telescopi e anche cosa servono gli oculari, quali prendere, cosa servono le Barlov e il mio motorino. Va bene, per oggi è tutto, arrivederci.